Buongiorno, 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 ben ritrovati a questo appuntamento con le strategie Aikinashi applicate Turbo Open Ended, certificati Unicredit, quotati a Piazza Affari, Borsa Italiana, segmento Sedex. E oggi vorrei porre alla vostra attenzione la candela verde che è stata confermata ieri sul titolo di Asorin. Stiamo vedendo ovviamente il grafico giornaliero Aikinashi sulla stessa area di supporto verso i 118 euro, da dove con questa verde il 23 febbraio, quindi qualche settimana fa, ci fu poi una risalita sopra i 134 anche euro, che poi ha visto questa flessione, adesso un nuovo tentativo al rialzo. Vedo che domani è in programma la presentazione dei risultati, quindi attenzione, resta sempre un elemento di incertezza. Adesso andiamo a vedere quelle che possono essere le due situazioni al rialzo dopo questa candela verde, o magari chi non crede a questo rialzo, attendere però a quel punto una conferma con la violazione del supporto, quella che può essere la strategia al ribasso. E andiamo sul sito di Unicredit, il link di questa pagina lo trovate sotto nella descrizione del video che state guardando su YouTube. Andiamo da filtro, tipo di prodotto, cominciamo quindi con un turbo open end call, perché è una view rialzista, il sottostante è un titolo azionario e tra le azioni in ordine alfabetico andiamo a cercare Diasorin, eccola qua. Quindi vedete, turbo open end call, azione Diasorin, ci sono due prodotti, due turbo, qui il codice ISIN, che è quello che dovete copiare, incollare nel box di ricerca all'interno della vostra piattaforma di negoziazione, perché da qui non potete fare assolutamente trading. La prima cosa che bisogna vedere in turbo è il prezzo strike, barriera e lo stop loss. Toccato questo, si chiude in automatico, in perdita, l'operazione. E qui vi fa vedere la distanza in percentuale dalla barriera, dalle quotazioni attuali, più vicino a 13,68%, a 108, 46, 43, 79 euro, 20 e 21% invece l'altro più distante. Più ci avviciniamo al prezzo barriera, più aumenta la leva, vedete 5,27 contro 4. Questo significa che questo turbo andrà ad a moltiplicare di 5,27 volte quello che accade sul sottostante, in positivo se sale, in negativo come adesso se scende. E poi più ci avviciniamo al prezzo barriera e più si riduce anche il prezzo a cui si può comprare un turbo. Vedete questo 2,45 euro o 3,21 euro, che è decisamente più conveniente rispetto a comprare direttamente il sottostante a 125,65 euro. Quindi uno dei vantaggi dei turbo è che sono per tutte le tasche, tutti i portafogli, diciamo, quindi anche chi non dispone di grossi capitali, poi con la leva, anche se sono piccoli capitali, con la leva si possono fare interessanti guadagni. E allora vediamo questo 108,46 se si sposa bene con la mia strategia, che prevede uno stop di protezione sotto i minimi recenti. Io andrei a prendere anche questo stop, questo minimo, scusate, 113,65, quindi 108 è qui, va benissimo per la mia strategia, potrebbe essere utile appunto quel turbo. Poi voi, adesso qui ce ne sono due, cioè in altri casi ne trovate di più, potete scegliere uno con un prezzo strike più lontano, considerato che si chiamano open end perché non hanno scadenza. A me questo mi piace tantissimo. Altra situazione, allora, come detto, se allora uno non sposa la view rialzista, dice no, secondo me è solo una pausa di questo trend ribassista e scenderà ancora più in basso, non so, andrà a fare toccare altri minimi verso i 100 euro, quindi non fa l'operazione, la strategia al rialzo, aspetterei la violazione su base giornaliera dell'1% del supporto, il nuovo supporto che si è nuovamente formato a 117,55, e a quel punto tornerebbe il quadro debole su Diasorin. Poiché non si può shortare un turbo, non si può vendere allo scoperto, ma sono stati pensati i turbo open end put, quindi lascio azione di Asori. Qui ce ne sono 6. I prezzi stop, barriera, strike sono sopra le quotazioni, infatti vedete 178, 188, perché questo è il turbo che si apprezza se scende Diasorin sottostante o meno, infatti oggi sono positivi. Il più vicino è 18,65% a 149 euro circa, un effetto leva 4,20 e si compra 3,06 euro. Il più lontano è 50, no, anche di più, 86 punti percentuali, infatti una leva a 1 praticamente.
praticamente. E comunque il prezzo è più conveniente, 11,25 euro rispetto sempre ai 125,70. Per maggiori informazioni o sugli sviluppi di quelle che sono state le strategie proposte e per maggiori informazioni sui Turbo, vi invito a partecipare gratuitamente alla Trading Zone. State vedendo la versione web, nel menu di sinistra c'è la sezione certificati, è proprio una chat. Mi scrivete: Renato, allora di Assorin ancora rialzo. Ieri, per esempio, c'era una strategia su Ferrari. Trovate tutte le altre dei giorni scorsi qui anche su Generali e potete interagire con me, insomma, cioè, sarò lieto di rispondervi al più presto. Grazie, buona giornata, arrivederci.